Qual è stato il risultato del concilio? È stato recepito nel modo giusto? Che cosa nella ricezione del concilio è stato buono? Che cosa è insufficiente o sbagliato e che cosa resta ancora da fare? Non sarebbe cosa inutile ricercare l'antica tradizione, la dottrina e la fede della Chiesa Cattolica, quella si intende che il Signore ci ha insegnato, che gli Apostoli hanno predicato, che i padri hanno conservato. Su di essa, infatti, si fonda la Chiesa, dalla quale se qualcuno si sarà allontanato, per nessuna ragione potrà essere cristiano, né venir chiamato tale. Ci troviamo davanti a Lourdes del beato Giovanni XXIII, il grande papa del Concilio Vaticano II, colui che ha avuto l'ispirazione dello Spirito Santo, che ha annunciato questo evento sorprendente e direi anche sconvolgente ai cardinali riuniti accanto alla Basilica di San Paolo fuori le mura il 25 gennaio 1959, quindi sorprendendo tutto il mondo ecclesiastico, anche il mondo civile. E poi colui che ha inaugurato l'11 ottobre 1962 il Concilio Vaticano II. Mater Ecclesia, quod singulari divine providentiae munere. Sapevo che Papa Giovanni era un bambino curioso. Ricordavo nelle visite pastorali vedere un oggetto, uno scavo, una costruzione. Così. Gli dico, Santo Padre, non importa se non va andare nel cuore, ma se vedesse la piazza sembra incendiata. E siccome è incendiata, sono 100.000 fiaccole accese, e allora si alza dalla sedia, ed era qua, e finestra era qua, attraverso le tapparelle vede, veramente, la piazza sembra incendiata. Mi guarda e dice, mettimi la stola. Allora gli metto la stola. Mi dice delicatamente, fa così, do la benedizione e basta, non parlo. Al balcone io dico, io sono un credente. Io credo all'azione di Dio nell'uomo, non era un discorso suo, gli l'ha ispirato Dio. Si direbbe che persino la luna si è affrettata stasera a guardare a questo spettacolo. Lo ha inaugurato con la massa dei vescovi proveniente da tutto il mondo, più di 2.500 vescovi, superiori generali, rappresentanti di tutte le comunità, di tutte le chiese locali, osservatori delle chiese e delle comunità cristiane che non erano in perfetta comunione con la chiesa di Roma, con il successore di Pietro, con una massa di esperti, di giornalisti da tutto il mondo, compreso il rappresentante della Pravda da Mosca. Thank you.
evento simile, con una presenza così straordinaria di partecipanti, non poteva essere ospitato in nessuna sala di Roma. E allora la Basilica di San Pietro diventò la grande aula del Concilio Vaticano II. E così l'aula del Concilio divenne, non dico un Parlamento, ma un cenacolo dove si confrontarono tutti i rappresentanti delle chiese sparse nel mondo, i periti conciliari, i teologi più significativi del momento, coloro che avevano preparato il Concilio, coloro che avevano preparato il rinnovamento conciliare, soprattutto il rinnovamento liturgico e gli approfondimenti teologici. E così quest'aula, questa Basilica di San Pietro, ascoltò i dibattiti più accesi, più appassionati sui temi fondamentali che Papa Giovanni XXIII aveva posto al Concilio e che man mano gli episcopati di tutto il mondo rappresentavano nel dibattito conciliare. Sottolineerei proprio queste parole: aggiornamento non tanto della dottrina, ma aggiornamento dei metodi, aggiornamento del linguaggio, della capacità di comunicare agli uomini del nostro tempo, e poi fedeltà. Fedeltà al deposito rivelato e trasmesso dalla Chiesa. La Chiesa che si interroga, come diceva Paolo VI, Chiesa, che cosa dici di te stessa? La Chiesa che quindi incominciò a ripensare dalla liturgia all'ascolto, all'approccio della parola di Dio, al rapporto con il mondo e al rapporto con tutte le comunità cristiane, dando così luogo ai grandi documenti conciliari, le quattro costituzioni fondamentali, poi i decreti, le dichiarazioni che furono il patrimonio della Chiesa del XX secolo e della Chiesa dei secoli a venire. La storia di Pio XII coincide indubbiamente con il momento più drammatico del XX secolo. Il suo pontificato attraversa di fatto due guerre molto diverse fra loro. Una materiale, fatta di orrore, distruzione, morte, ed una che fa perno su una incessante minaccia di annientamento del nemico, conosciuta con il nome di Guerra Fredda. I fuochi bellici si stanno mano a mano spegnendo in tutto il vecchio continente quando i rappresentanti di 50 paesi si riuniscono a San Francisco, in California, per approvare lo Statuto delle Nazioni Unite, la nascita di una organizzazione intergovernativa per la difesa della pace, risponde perfettamente agli auspici di Pio XII. L'intenzione di tutti i paesi partecipanti, come si evince dal preambolo dello Statuto, è quella di garantire la pace nel mondo, anche se le politiche delle due superpotenze mondiali stanno iniziando a muoversi parallelamente ma in direzione diversa.
Churchill, Stalin e Roosevelt, rispettivamente rappresentanti di Regno Unito, Unione Sovietica e Stati Uniti, in pieno conflitto hanno infatti concordato una spartizione di massima dell'Europa in zone di influenza, riconducibili a due blocchi, quello sovietico e quello statunitense. I primi effetti di questa frattura si concretizzano nel 1947. Stalin, con il Cominform, dice no al piano Marshall. Ma i grandi cambiamenti non interessano soltanto il vecchio continente. Nel 1949 nasce la Repubblica Popolare Cinese di Mao Zedong, prontamente riconosciuta dall'Unione Sovietica, di cui diviene il principale alleato. Saranno infatti proprio l'URSS e ancora di più la Cina ad appoggiare solo pochi mesi dopo l'invasione della Corea del Sud da parte dei coreani del Nord. Il mondo è ancora sconvolto dagli effetti devastanti delle due bombe atomiche e la paura più radicata è che proprio dalla Corea possa originare una nuova guerra mondiale. Siamo in pieno 1953 e in Unione Sovietica, con la recente morte di Stalin, si sta lentamente avviando una nuova fase politica. Nikita Khrushchev, suo successore alla guida del partito, inizia la traghettata del PQS verso la cosiddetta destalinizzazione. La nuova aria che si respira in Unione Sovietica però non mette in discussione gli assetti di Yalta e la realtà dei due blocchi, tanto che nel 1955 viene fondato il Patto di Varsavia. Punto di svolta è il 1956, quando Stati Uniti e URSS per la prima volta trovano una comune intesa sulla crisi di Suez e il reciproco riconoscimento ufficializza il nuovo assetto bipolare anche nei confronti degli alleati, avviando un processo di decolonizzazione di aree come la Tunisia o il Marocco. I processi rivoluzionari che si registrano in questa fase, infatti, sono tesi ad una autodeterminazione che sembra inevitabile. È in questo contesto che si inserisce la rivoluzione cubana del 59, con il rovesciamento del governo di Fulgencio Batista e la salita al potere di Fidel Castro. Il presidente Eisenhower e in particolar modo il suo vice Nixon adottano le prime misure restrittive. Nel frattempo alla presidenza è salito John Fitzgerald Kennedy, il primo presidente cattolico degli Stati Uniti, che arriva alla Casa Bianca nel novembre del 60, proprio in piena questione cubana. Kennedy ha anche appoggiato il tentativo fallito di rovesciamento di Castro a Cuba nell'invasione della Baia dei Porci, alla quale Mosca ha risposto con l'installazione di missili sull'isola, aprendo la più temibile crisi della Guerra Fredda. Sul finire del 62, a un passo da un possibile devastante conflitto, a scendere in campo è la pragmatica diplomazia dei due leader, ai quali si affianca la spinta di Giovanni XXIII. Dopo il lungo pontificato di Pio XII, durato quasi 20 anni, la Chiesa di Roma avverte la necessità di un papato breve che traghetti la cattedra di Pietro nella società che sta velocemente cambiando. La Chiesa ha urgenza di levare la sua voce nel nuovo contesto internazionale. A distanza di 50 anni, come si è evoluto il rapporto tra la Chiesa cattolica e le religioni non cristiane, in particolare con l'Islam? Dove sono individuabili i maggiori cambiamenti? Ci sono stati grandi cambiamenti nel nostro atteggiamento nei confronti delle altre religioni. Credo che abbiamo cominciato a vedere gli aspetti positivi. Abbiamo cominciato a considerare gli altri leader religiosi non come avversari o concorrenti, ma come persone in cerca della verità. Abbiamo cominciato ad apprezzare e a capire gli altri gruppi religiosi. Naturalmente questo documento vuole eliminare tutta l'ostilità, il sospetto e l'animosità, e se comprendiamo lo spirito del documento è esattamente quello che faremo.
Il documento menziona esplicitamente il rapporto tra religione cristiana e Islam. E oggi questo è estremamente importante per il mondo, per migliorare i rapporti fra questi due grandi gruppi, i seguaci di Cristo nostro Signore e i seguaci della religione islamica, tra i quali ci sono talvolta tensioni per motivi politici e mancanza di comprensione. A Roma iniziano le consultazioni sul successore di Pio XII e in alcuni ambienti si accenna già al nome del cardinale Roncalli, che unirebbe nella sua persona le qualità di diplomatico e di religioso. Il 25 ottobre, quando i 51 cardinali si chiudono nella Cappella Sistina, gli schieramenti sono già delineati. Da una parte la candidatura di Gregorio Pietro Agajanian, patriarca degli armeni cattolici, che nato nel Caucaso sovietico potrebbe favorire il dialogo con Mosca, e dall'altra quella di Angelo Giuseppe Roncalli, patriarca di Venezia. Dopo 4 giorni e 11 scrutini, il 28 ottobre 1958 è eletto al soglio di Pietro. Subito dopo, affacciandosi dalla loggia delle benedizioni, rivolto alle 300.000 persone che riunite in piazza San Pietro lo applaudono in festa, annuncia: «Vocabor Johannes, mi chiamerò Giovanni». Per i cardinali è solo la prima delle tante sorprese a cui li abituerà il nuovo pontefice. A chi aspetta nel pontefice l'uomo di Stato, il diplomatico, lo scienziato, l'organizzatore della vita collettiva, tutti costoro, dice, sono fuori del retto cammino. Il nuovo pontefice continua, realizza innanzitutto in se stesso quella splendida immagine del buon pastore e, sottolinea, a noi sta a cuore in maniera specialissima il compito di pastore di tutto il gregge. Papa Roncalli vuole mostrare la tenerezza del suo cuore, superando il contrasto con i fratelli lontani. Comincia con il riformare l'apparato della Chiesa. Seguendo la sua tendenza universalista, supera con la prima lista di nuovi cardinali il tetto dei 70 e porta a 88 i membri del Sacro Collegio. Per la prima volta vengono nominati un cardinale africano, un cardinale cinese e diversi cardinali latinoamericani. Moltiplica i contatti con i fedeli tramite le visite alle parrocchie, agli ospedali, alle carceri. È rimasta nella memoria la sua visita all'ospedale romano Bambin Gesù il giorno di Natale. Un bimbo, vedendolo arrivare, invece di gridare «Viva il Papa!», gridò «Viva Babbo Natale!». Il giorno successivo celebra la messa nel carcere di Regina Coeli, vede un uomo staccarsi dal gruppo dei reclusi. Le parole di speranza che lei ha pronunciato valgono anche per me, che sono un grande peccatore. Roncalli lo solleva, lo abbraccia e lo tiene a lungo stretto a sé. È una domenica di gennaio. Nella sala capitolare della Basilica di San Paolo fuori le mura si celebra la liturgia conclusiva della settimana di preghiere per l'unità delle chiese cristiane. Con un annuncio a sorpresa, Giovanni XXIII comunica ai cardinali riuniti per l'occasione la decisione di convocare un nuovo concilio. È il 25 gennaio 1959. Sono passati solo 3 mesi dalla sua elezione al soglio pontificio. Eletto per un papato di provvisoria transizione, Giovanni XXIII dà forma alla nuova immagine del suo ministero petrino. Il progetto gli balenò alla mente come risposta ai problemi e ai quesiti che i cardinali elettori, prima di rientrare alle loro sedi, sottoponevano alla sua attenzione. La Chiesa si interroga seriamente, diceva, si preoccupa di dare di sé l'immagine impressale dal suo fondatore. La Chiesa vuole aggiornare le sue antiche e valide esperienze. L'annuncio arriva come un fulmine a ciel sereno. I cardinali, annoterà Roncalli, hanno reagito con un devoto, impressionante silenzio. Ma la decisione è presa. Presidente del Concilio è il Papa, risponde risoluto al cardinale Canali dopo che i presenti hanno ascoltato, perplessi e muti, il discorso nella sala capitolare.
Giovanni XXIII è convinto infatti che l'umanità stia entrando in un'epoca di missione universale e che è bene tenere a mente l'antica raccomandazione di Gesù, secondo cui bisogna guardare ai segni dei tempi e scorgere fra tante tenebre quegli indizi che fanno ben sperare. Attualmente viviamo in un periodo in cui, per la maggior parte della cultura occidentale, il laicismo è la forza predominante, la forza trainante, il quadro di riferimento in base al quale le persone prendono le loro decisioni. Il materialismo è importante ed è intrecciato nel tessuto del nostro tempo. Probabilmente l'aspetto più significativo è l'individualismo. Pertanto, credo che quello che ci dice Lumen Gentium è che se stiamo cercando di capire chi siamo, se stiamo cercando di capire in che modo la Chiesa si sta adattando a tutto quello che accade oggi, il documento ci dice che dobbiamo considerare noi stessi come il popolo di Dio. Come battezzati, dobbiamo considerarci in stato di grazia e sentirci tutt'uno con Cristo attraverso l'Eucaristia. Tutti questi elementi spirituali ci spingono a guardare oltre il laicismo di questo momento e sicuramente oltre il materialismo, a guardare al rapporto con il trascendente, di cui oggi c'è tanto bisogno. A distanza di pochi mesi dal primo annuncio diventa sempre più chiaro il significato che il Papa vuole dare al Concilio. Si tratta di recuperare una nuova, ma nello stesso tempo antichissima, base ecclesiologica del Ministero di Pietro. Lo spazio che Giovanni XXIII sceglie per rivolgersi ai suoi interlocutori è quello fraterno, rivolgendosi alle coscienze piuttosto che ai poteri istituzionali. Ciò che si propone è un Concilio di portata epocale che attraverso il recupero della tradizione faccia transitare la Chiesa dall'epoca post-tridentina a una nuova fase di testimonianza e di annuncio della verità evangelica. Quali erano in quegli anni le esigenze che animavano il dibattito teologico all'interno della Chiesa e che da più luoghi della cristianità giungevano a Roma? Che cos'è la Chiesa? È un'organizzazione? È un'istituzione? Dire con un linguaggio comprensibile cos'era e cos'è la Chiesa è uno dei primi impegni che il Concilio si pone. Già Papa Pacelli, con la Mystici Corporis, descriveva la Chiesa come corpo mistico di Cristo. In un certo senso aveva tentato di esprimere con un linguaggio nuovo ciò che la teologia aveva sempre cercato di dire della Chiesa e del suo mistero. Il Concilio si proponeva di approfondire questo linguaggio. In altre parole, è in Cristo che la Chiesa si fa suo corpo ed è Cristo che la fa suo corpo. Questo processo che esprime e manifesta la logica dell'incarnazione è perciò un movimento verso l'interno e verso l'esterno. Questo processo di riflessione su se stessa e sull'azione di Dio nei suoi confronti comporta un processo di aggiornamento, ma anche di raccontarsi della Chiesa stessa al mondo, anche perché Chiesa e mondo non sono separati. Nella ricerca di un linguaggio che dica la realtà della Chiesa e della sua vita stanno le questioni poste dall'Episcopato in vista del Concilio. Ad esempio, la riforma della liturgia viene vista come un'occasione speciale per approfondire il mistero di Dio, il mistero di un Dio che si incarna e che si fa uomo. Stesso discorso avviene nell'avvicinarsi alle scritture, alla parola di Dio. Anche qui la Chiesa capisce che deve lasciarsi ammaestrare da Dio se vuole conoscere il Cristo e giungere ad amarlo. In questo humus di fede e di riflessione emerge il volto di una Chiesa che approfondisce i suoi contenuti per essere fedele a Dio che si è totalmente donato a lei. Ecco la logica nella quale si inserisce la forte volontà di ricerca del dialogo ecumenico e del ristabilimento dell'unità di tutti i cristiani. L'obbedienza alla preghiera di Cristo, ut unum sint. Eminenza, l'annuncio del Concilio fatto da Giovanni XXIII nel gennaio del 1959 suscitò un interesse sia a livello di Patriarcato di Costantinopoli, sia a livello del Consiglio Ecumenico delle Chiese, sia a livello della Comunione Anglicana. Ecco,
A suo avviso, perché questo interesse così forte? Quando Papa Giovanni XXIII annunciò il concilio, all'inizio fu una grande sorpresa. Nessuno se lo aspettava, ma la questione ecumenica era già presente nei cuori di molti. Era iniziata già nel XIX secolo con un movimento di preghiera che aveva portato alla settimana per l'unità dei cristiani, sempre incoraggiata dai pontefici. Poi, durante la Seconda Guerra Mondiale, durante la resistenza contro il nazismo e il comunismo, i cristiani delle diverse chiese si sono uniti. Anche in guerra i soldati evangelici e cattolici erano nelle stesse trincee, le persone erano negli stessi rifugi antiaerei. Dopo la guerra le chiese erano distrutte e gli evangelici ci hanno messo a disposizione le loro chiese e viceversa. Si è mosso qualcosa. Il movimento ecumenico era stato preparato dalla teologia di Yves Congar, Henri de Lubac e di altri in Francia e in Germania da Fries, Balthasar, Rana. Tutti questi teologi hanno preparato la strada. Qualcosa era vivo nel nostro cuore, ma nessuno prevedeva un concilio. Roma invita tutto l'Episcopato a partecipare in modo diretto ai lavori di preparazione. E la risposta non si fa attendere. Vita e apostolato dei sacerdoti e dei laici, riforma liturgica con l'introduzione delle lingue nazionali nelle celebrazioni, rapporti tra vescovi e religiosi, dottrina sociale, relazioni tra Stato e Chiesa. Queste le questioni che il Concilio dovrà affrontare. La volontà di Giovanni XXIII, già espressa a Tardini, è che l'Assemblea esprima la dimensione più pastorale della Chiesa, così che lo stesso mistero di Cristo e della Chiesa possa essere compreso da tutti gli uomini e vissuto dai cristiani in modo eloquente. Inizia così il secondo tempo dei lavori del Concilio, cioè la fase preparatoria propriamente detta, che andrà avanti per 2 anni, fino al 1962. Come dirà molti anni dopo Benedetto XVI, alla base della convocazione del Concilio c'è l'intuizione folgorante di Papa Giovanni di rendere accessibile all'uomo di oggi la salvezza divina. Papa Roncalli fa notare che questo nuovo concilio continua la serie dei 20 grandi concili che hanno contribuito nel corso dei secoli all'incremento della grazia celeste negli animi dei fedeli e al progresso del cristianesimo. Gli anni di preparazione del concilio fino all'apertura ufficiale dei lavori sono straordinari. Anzitutto viene chiarito che non si sarebbe trattato di un concilio di unione tra le diverse confessioni cristiane ancora divise. È interessante notare come anche grazie ai media il cammino della preparazione ufficiale al concilio si intreccia con un crescente interesse della società per ciò che la Chiesa Cattolica sta preparando. Il concilio si appresta ad essere la continuazione, o meglio la ripresa più energica della risposta del mondo intero al testamento del Signore. Dopo 3 anni di preparazione, laboriosa certo, ma anche felice e tranquilla, eccoci ormai alle falde della Santa Montagna. Che il Signore ci sorregga a condurre tutto a buon termine. Il concilio è ormai alle porte quando Giovanni XXIII si abbandona a questa riflessione. Ma tra le pagine del Giornale dell'Anima non trova spazio soltanto lo stupore di Giovanni XXIII per una intuizione tanto grande, ma anche un senso di responsabilità. E Papa Roncalli riconosce al Signore di avergli fatto dono di questa grande intuizione di cui si sente responsabile innanzi alle generazioni future, ma soprattutto legge in essa una tra le grandi grazie fatte a chi ha poca stima di se stesso, ma riceve le buone ispirazioni e le applica in umiltà. Giovedì 11 ottobre 1962. Dopo 3 anni di preparazione viene solennemente celebrata l'apertura dei lavori del 21° concilio ecumenico della storia della Chiesa. È una giornata di sole, la pioggia, caduta abbondante fino dalle prime ore del mattino, è improvvisamente cessata.
nella suggestiva cornice della Basilica di San Pietro, il lungo corteo dei padri conciliari, più di 2000 vescovi, avanza lentamente, accompagnato dal canto del Credo e del Magnificat, intonati dal coro della Cappella Sistina. Gaudet Mater Ecclesia. Gioisce la Madre Chiesa. Già nell'incipit della locuzione inaugurale di Papa Roncalli si percepisce un forte clima di ottimismo e una gioiosa apertura della Chiesa al mondo. Non si tratta perciò di definire nuove verità, ma di riesporre la dottrina tradizionale in modo più adatto alla sensibilità moderna. Concilium Ecumenicum Vaticanum Secundum Solenniter Initium Capit. Il concilio è dunque aperto, la Chiesa tutta si è ritrovata unita nella Basilica Vaticana, nel cuore di una città che ha accolto il concilio con entusiasmo ed attesa. È ormai l'imbrunire quando una folla immensa e silenziosa si muove in processione con umana solennità verso San Pietro. Lo spettacolo è indimenticabile. Tornando a casa troverete i bambini. Date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del Papa. Troverete qualche lacrima da asciugare, fate qualche, dite una parola buona, il Papa è con noi, specialmente nelle ore della tristezza e dell'amarezza. Le parole di Giovanni XXIII in quello che per tutti resterà il discorso della Luna sono parole che hanno attraversato la storia con dolcezza. Papa Giovanni quella sera si fa uomo vicino agli uomini, padre capace di avvolgere in un abbraccio di fede i propri figli e di donare loro la speranza e la sensazione profonda che una giornata nuova sia davvero iniziata. Finalmente iniziano i lavori dell'Assise. La prima congregazione generale del Concilio si apre sabato 13 ottobre. L'ordine del giorno prevede che l'Assemblea elegga i suoi rappresentanti nelle 10 commissioni incaricate di esaminare gli schemi disposti dalle commissioni preparatoria. In apertura di seduta avviene però un inaspettato colpo di scena. Per iniziativa di alcuni cardinali europei, il francese Linard e il tedesco Frings, arcivescovo di Colonia, viene chiesto di rinviare le elezioni previste per quello stesso giorno, in modo che ci sia tempo per avviare i contatti e favorire la scelta di nuovi candidati. Il cardinale Tisserand, che presiede ai lavori dell'Assemblea, fa notare che l'ordine del giorno non prevede alcun dibattito. Tuttavia, persuaso dagli applausi di alcuni padri conciliari, propone di chiudere la seduta e di sottoporre la questione al Papa, che, qualche giorno dopo, convalida la richiesta. È il primo segno di una coscienza conciliare dell'Assemblea. Per disposizione di Giovanni XXIII, il primo argomento su cui il Concilio è chiamato a lavorare è la liturgia. Argomento giunto a maturazione grazie a quell'esigenza di rinnovamento diffusasi a partire dai primi decenni del Novecento e che anche Pio XII aveva attentamente considerato nell'enciclica Mediator Dei. Il dibattito, come riporterà nella sua autobiografia Josef Ratzinger, autorevole testimone che partecipa ai lavori del Concilio in qualità di perito, fu tranquillo e procedette senza vere tensioni. La discussione sul secondo documento preso in esame, quello sulle fonti della rivelazione, è invece più appassionata. Il problema è quello del rapporto fra scrittura e tradizione. L'uso plurale fonti lasciava trasparire una connotazione di taglio antiprotestante
in polemica con il principio della sola scrittura, sostenuto da Martin Lutero. La maggior parte dei padri desidera invece che sia accolta l'opinione ormai prevalente fra i biblisti cattolici che solo la parola di Dio sia fonte primaria della rivelazione cristiana. La prima sessione conciliare termina l'8 dicembre senza che nessuno degli schemi presentati venga approvato. Molti padri conciliari e lo stesso Giovanni XXIII avevano pensato che il concilio si potesse concludere entro il Natale del 1962. In realtà ci vorrà molto più tempo. Nel discorso di Papa Roncalli, che chiude i lavori dell'Assemblea, c'è lo sguardo consapevole sulle difficoltà del futuro e insieme viene espressa la fiducia nell'aiuto di Dio. Ci rimane ancora da percorrere un lungo cammino, dice il Papa rivolto ai padri conciliari. Con lo splendido inizio del concilio è stata aperta la prima porta per affrontare quella grande impresa. Chiudendo la prima fase dei lavori, Giovanni XXIII sottolinea che nei successivi 9 mesi in cui le sessioni saranno sospese, il Concilio continuerà in piena attività il cammino intrapreso. La strada è aperta ed è ancora tutta da percorrere, anche se il Papa sa già di essere affetto da un male incurabile e prevede che difficilmente potrà assistere alla ripresa dei lavori nel settembre del 1963. Nelle pagine del Giornale dell'Anima c'è un accenno di Papa Roncalli al momento in cui l'opera sarebbe passata dalle sue mani a quelle del suo successore, insieme all'impegno di procedere, di continuare, di finire ciò che da lui era stato cominciato. Obbedienza et pax, coerentemente al motto impresso sul suo stemma episcopale, Giovanni XXIII considera il lavoro per la promozione della pace tra i suoi compiti più importanti ed è alla pace che sente di dedicare gli ultimi giorni del suo pontificato. La pace è possibile, pace in terris, pace sulla terra. L'ultima enciclica di Giovanni XXIII sembra essere un testamento rivolto a tutti gli uomini di buona volontà. Giunge così la sera del 3 giugno 1963. Giovanni XXIII muore e le sue ultime parole al segretario Capovilla saranno: ho cercato il bene di tutti. Con la morte di Giovanni XXIII si apre una fase particolarmente delicata. La Chiesa, infatti, non è chiamata solo a eleggere il suo successore, ma a decidere attraverso il nuovo Papa il destino del Concilio. I lavori conciliari iniziati da Roncalli e da lui seguiti fino a pochi giorni prima della morte sono ora sospesi in attesa che il nuovo pontefice decida se dichiararli conclusi o farli ripartire e se farli ripartire in quale direzione camminare. Il dibattito in corso continua e si riflette anche nel segreto e nella riservatezza del conclave. La sera del 19 giugno del 1963, 80 cardinali entrano in conclave. Gli elettori di un papa non sono mai stati tanto numerosi. Il confronto sul nuovo nome dura quasi 2 giorni, fino alla tarda mattinata del 21 giugno. Sante Romane Ecclesie, Cardinale Montini. Al quinto scrutinio le preferenze convergono sull'arcivescovo di Milano, il cardinale Giovanni Battista Montini. Con 57 voti, 3 in più di quelli richiesti, i cardinali fanno una scelta che tutti insieme intuiscono essere favorevole a continuare il concilio. Montini sa che i temi importanti che il concilio dovrà affrontare e sviluppare riguardano i compiti della Chiesa, le responsabilità del governo della stessa, l'ecumenismo, la pace,
sa che nella Chiesa è necessario continuare ad esprimere con il linguaggio dei tempi nuovi quello sforzo di comprensione, quella volontà di dialogo con tutti che esprimono il volto della Chiesa nel mondo che cambia. Ed è proprio in onore di una visione evangelizzatrice della Chiesa che Montini sceglie il suo nome. Si chiamerà Paolo, come l'apostolo che supremamente amò Cristo, che in sommo grado desiderò e si sforzò di portare il Vangelo di Cristo a tutte le genti, che per il nome di Cristo offrì la sua stessa vita. Paolo VI, dunque, è il nuovo pontefice, colui al quale spetta il compito di raccogliere l'eredità di Giovanni XXIII, il Papa buono. Un compito niente affatto semplice. Quella di Giovanni Battista Montini è una natura riservata che teme e rifugge da ogni idea di spettacolarizzazione e da ogni forma di attenzione alla sua persona, sia come uomo ma soprattutto come Papa. L'elezione incide significativamente e radicalmente nella sua vita, che ora è chiamata a un ruolo nuovo, gravoso e difficile. Giovanni Battista Montini, fin dal tempo del suo servizio alla Segreteria di Stato, si era mostrato come una persona schiva, riservata, capace di sopportare con umiltà e in silenzio il peso delle responsabilità che, in maniera crescente, gli venivano attribuite e che sentiva il dovere di assumersi. Durante il pontificato, reso se possibile ancora più complesso dagli effetti delle decisioni conciliari, dalla necessità di provvedere alla loro attuazione e dalle profonde lacerazioni politiche, culturali e sociali innescate dal 68, la sua figura, apparentemente fragile, si staglia come quella di un cristiano e di un papa che affronta con grande capacità di discernimento tutte le crisi che quel delicato momento storico poneva alla Chiesa e più in generale agli uomini del tempo. Sarà infatti il Papa che inizia i grandi viaggi, si mostra come il testimone di una Chiesa che si fa missionaria nel mondo che cambia e attraversa il pianeta con l'intento di raggiungere anche i fratelli più lontani. Egli comprende il momento che sta attraversando, ne avverte le profonde lacerazioni e sente nell'intimo di se stesso il desiderio, la volontà di avvicinare gli uomini con la forza di Cristo, nel rispetto del suo spirito umile, ascoltare per essere ascoltati. Riprendere l'assise conciliare e condurla felicemente a termine. Questo è il compito più impegnativo cui è stato destinato il nuovo Papa. Paolo VI lo sa e non ne fa mistero. La parte preminente del nostro pontificato sarà occupata dalla continuazione del Concilio Ecumenico Vaticano II, al quale sono fissi gli occhi di tutti gli uomini di buona volontà. L'incrocio tra Paolo VI e il Concilio affonda le sue radici proprio nel pontificato del suo predecessore. La volontà di indire un concilio, resa nota da Papa Giovanni fin dal gennaio del 59, aveva trovato ampio consenso in Montini, che ne aveva sottolineato l'importanza per cercare nuove vie per l'unità dei cristiani e per la promozione del dialogo ecumenico. Nell'autunno del 62, poi, durante il primo periodo del Vaticano II, Montini scrive all'allora segretario di Stato per rilevare che al Concilio manca un disegno organico, lineare e logico e suggerire l'opportunità di far convergere il dibattito su un motivo centrale che polarizzi tutte le riflessioni e le discussioni intorno ad un solo tema, la Santa Chiesa.
In questa prospettiva, immediatamente dopo la morte di Giovanni XXIII, prende posizione positivamente su tutte le questioni che il Concilio ha cominciato a dibattere relativamente ai compiti della Chiesa, dalle responsabilità del suo governo, all'ecumenismo, al tema della pace. Aver accompagnato e seguito i lavori del Concilio pone quindi il nuovo Papa nella condizione di ricevere idealmente dalle mani di Giovanni XXIII il testimone del Vaticano II e con essa la rotta da seguire. Ed è proprio nella linea tracciata da Giovanni XXIII che Paolo VI fissa, per così dire, l'ordine del giorno del Concilio, indicando nella riflessione sulla Chiesa e della Chiesa, nel rinnovamento del cattolicesimo, nel problema dell'unità dei cristiani, nel confronto con il mondo contemporaneo, i quattro temi cardine che confermano la scelta di fondo del Pontefice, quella di favorire e promuovere all'interno e all'esterno della Chiesa il dialogo, l'apertura, il confronto. Il 29 settembre del 1963 Paolo VI riprende i lavori conciliari e con il suo discorso introduttivo traccia quelli che saranno i punti attraverso i quali il percorso si snoderà. Prima di tutto, afferma Montini rivolgendosi all'Assise, non c'è dubbio che la Chiesa desidera, anzi è forzata dalla necessità e dal dovere di dare finalmente una completa definizione di se stessa. Secondo Montini, proprio nel segno tracciato da Pacelli, la Chiesa che, come corpo mistico di Cristo, è riuscita ad esprimere una dottrina esauriente di se stessa, deve ora dare di sé una definizione specifica e sufficientemente completa. Non c'è da meravigliarsi se a distanza di 20 secoli, da quando Cristo l'ha fondata e gli apostoli hanno iniziato ad edificarla, ha ancora bisogno di una definizione più accurata. La Chiesa, infatti, è un mistero, cioè una realtà arcana che è profondamente impregnata di presenza divina. In questo senso anche l'immagine più tradizionale, quella della Chiesa sposa di Cristo, occorre che venga ripensata e rielaborata. La Chiesa, corpo mistico di Cristo, viene appunto a dirci che la sposa è una con Cristo e tuttavia libera e posta in relazione a Lui. Un mistero che il grande teologo Hans Urs von Balthasar è riuscito a illuminare con poche parole. La grazia e la pienezza di Cristo si effonde in un altro soggetto creato, non solo quindi atto, ma anche effetto, mai però effetto slegato dall'atto. L'invito di Paolo VI dunque è quello di ripensare la Chiesa proprio a partire da Cristo e di giungere a una definizione cristologica del concetto di Chiesa. Una Chiesa che trova la sua origine e la sua ragion d'essere in Cristo è una Chiesa che vuole rinnovare se stessa, correggersi, e il Concilio Ecumenico si inserisce in questo desiderio di rinnovamento, tanto da essere considerato come una nuova primavera. Ma com'è possibile accompagnare questa primavera? Su quali basi deve fondarsi questo processo di riforma, rinnovamento?